Le riaperture previste a partire dal 26 di aprile, deliberate dal Consiglio dei Ministri, prevedono l'eventualità del coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio, una decisione che non è assolutamente piaciuta al partito guidato da Matteo Salvini, che ha deciso di astenersi sul decreto riaperture. Per il deputato della Lega Antonio Zennaro il coprifuoco alle 22 rappresenta un enorme problema per il sistema ricettivo della provincia di Teramo e di tutto il turismo balneare dell'Abruzzo, che risulterebbe fortemente penalizzato. Il recente provvedimento del governo non ha visto il voto favorevole dei ministri della Lega, perché all'interno di questa nuova normativa è prevista l'estensione del coprifuoco alle ore 22 fino a luglio di quest'anno. Questo provvedimento mette a rischio migliaia di posti di lavoro nel settore del turismo e della ristorazione anche nel nostro territorio, anche in Abruzzo, perché rischiamo di avere una stagione estiva a mezzo servizio. I turisti preferiranno andare magari in Spagna o in Grecia, laddove non ci sono restrizioni di orario. Questa scelta del coprifuoco non è giustificata da numeri, dati scientifici, addirittura non si è espresso il comitato tecnico scientifico, ma è una scelta politica portata avanti da quelle forze politiche che vogliono tenere gli italiani ancora chiusi in casa, come ad esempio il ministro Speranza. Chiediamo che venga emanato un nuovo decreto che permetta un allungamento degli orari, già da emanare entro il 15 di maggio, per permettere un ritorno alla vita laddove i dati lo consentano. Ormai bisogna gestire la situazione e non fare, come al solito, delle scelte in cui alcune categorie vengono colpite mentre altre non sono considerate, ad esempio tutti i rischi legati al trasporto pubblico. Oggi è più sicuro andare al ristorante magari che utilizzare alcuni mezzi pubblici in grandi città italiane come a Roma. Allora serve serietà, ma serve anche avere fiducia negli italiani.